Questo viaggio inizia così, con un tampone fatto il giorno prima e ovviamente esito negativo. Era abbastanza scontato. Ciao ragazzi, ed eccoci qui. Oggi ci aspetterà questo viaggio molto particolare. Vi racconterò tutto facendo ben 7 giorni di day vlog. Quindi ragazzi, si parte oggi e faremo 7 giorni consecutivi insieme su Costa Toscana. Tra l'altro ragazzi, un piccolo sticker di spam sulla valigia ci sta, eh. Ma che bell'inizio aspettare tutte queste persone. Mannaggia il gate, abbiamo appena lasciato le valigie in modo che ce le imbarcano direttamente loro e adesso ci imbarchiamo, dai. Adesso è il momento fatidico della foto di rito, di inizio crociera. E poi dopo aver superato i controlli con il metal detector, finalmente Ci siamo, entriamo nella nave. Siamo entrati dal ponte 3 Capalbio. E c'è già una funzione molto molto carina per controllare la temperatura corporea, che purtroppo, raga, non funziona. Andiamo un po' così alla random, visitiamo, esploriamo, questo è il primo giorno, esploriamo un po'. Pomidoro, un brand italianissimo. L'unico problema, ragazzi, è il tempo, perché fuori è definitivamente bagnato, ragazzi, è bagnatissimo. Ma comunque sono curioso se le piscine effettivamente funzionano. Comunque guardate che salottino molto molto carino. Ragazzi, stiamo un po' girando a vuoto perché le stanze sono pronte alle 2 del pomeriggio, tempo che le preparano e fanno tutta la burocrazia, ecco. Sì, però costa costa. Attivate il Windows. Ragazzi, iniziamo a bere. Ovviamente, come ogni bar e ogni ristorante, c'è il QR code dove potete verificare il menù. Io praticamente col pacchetto prendiamo, prendo un marocchino. Molto carino che fanno questi disegni da professionisti barristi, cioè, fantastico. Oh, abbiamo iniziato con questa bella bevanda, bella calda. Veramente molto buona e praticamente costa 4 euro, ma con i pacchetti, ma i drink, i brindiamo, queste cose, queste bibite, queste bevande sono totalmente gratuite per chi ha questi pacchetti. Poi vi spiegherò in un video a parte come funziona il tutto. Comunque, di fronte al bar il mattino abbiamo un'ampia zona di relax, utile per rilassarvi dopo una giornata stressante di escursioni. E poi andando avanti ci troviamo la reception. Vi ricordo che siamo al ponte 7. Comunque ragazzi, questo è moquette, non in tutte le parti, comunque è tappezzato, però per i piedi è molto molto comodo. Alle mie spalle abbiamo il mercatino che riserva degli sconti esclusivi su tutti gli accessori, dagli orologi, gioielli e tante altre cose. Ovviamente sempre al Ponte 7 a vista della Piazza dei Miracoli. Thank you.
Adesso però, ragazzi, andiamo a mangiare. Siamo nel ristorante Argentario, riservato a coloro che hanno la carta Club Costa Gold. Oh, eccoci a pranzo. Come tutti i ristoranti e anche i bar, anche qui abbiamo il QR code che cambia giornalmente. E vediamo il menù di oggi a pranzo. Allora, abbiamo praticamente per iniziare il salmone marinato, speck e coppa di frutta mista. Come primi piatti invece abbiamo crema di funghi, linguine, mezze maniche, lasagna e di secondo fritto misto di pesce, brasato di manzo, flan di carote e come dessert marchisa di cioccolato e mousse alle fragole. E poi ci sono i grandi classici. Questi piatti praticamente ci sono sempre sia a pranzo che alla cena, ogni giorno. Quindi minestrone di verdure, spaghetti al pomodoro e basilico, tagliatelle alla bolognese, trofietta al pesto genovese, pelard di manzo alla griglia con patatine fritte e filetto di sgombro gratinato alla mediterranea. Inoltre, ragazzi, sotto abbiamo altre cose personalizzate che ovviamente vanno a pagamento, tra cui anche dei vini e delle cose esclusive. Io per fortuna non bevo, però con il pacchetto Brindiamo in teoria sono compresi alcuni vini rossi e sia bianchi. Però io, ragazzi, da stemio andiamo di Pepsi Max. Comunque, ragazzi, a proposito, io cosa ho scelto? Ovviamente i piatti li puoi ordinare quanti te ne pare, quindi bene o male puoi passare al secondo, primo, dolci, quanto ti pare. Però io ho scelto, oggi andiamo con un pranzo abbastanza semplice, quindi il salmone marinato, come primo piatto invece le linguine e i frutti di mare, come secondo abbiamo la bresaola di manzo al vino rosso e dessert la marchesa di cioccolato. Quindi, ragazzi, iniziamo leggeri, però non è detto che nella permanenza non sgarro. Anvedi, è già arrivato l'antipasto, abbiamo tipo aspettato 5-10 minuti, è già arrivato. È arrivato il momento di assaggiare questo salmone, andiamo. Allora, ti devo dire, che è un piatto molto semplice, cioè il gusto è molto delicato, molto leggero. Come inizio ci sta benissimo. Tra l'altro abbiamo un po' di rucola, salmone, zucchine e un pezzo di mandarino, che in teoria dovrebbe essere arancia, però ok, facciamo una combo micidiale. E Pepsi Max, let's go! Questa è la prima delle tante. Sono arrivate le linguine. Abbiamo un gamberone, cozze e vongoline e qualche gamberetto piccoletto. Sì, però, ragazzi, sto gamberone è finto, è iper mega congelato, cioè non riesco ad aprirlo, cioè le gambe non si spezzano, cioè con le mani sto facendo proprio da animale. No, raga, non si può mangiare il gamberone, mi dispiace, ma così non ci sto. Però devo dirvi che il gusto c'è, mi piace, e pasta cotta al punto giusto, né troppo ardente né troppo cotta. Ecco, l'unico punto negativo è il gamberone gigante, che purtroppo era impraticabile, cioè non lo puoi aprire, come fai? Cioè, altro, c'è la musichetta di sottofondo, tipo le sfide western incredibili. Voti? Allora, riguardo l'antipasto, un 8, antipasto leggero, linguine invece un 8 meno, perché il gamberone veramente non si poteva vedere, era iper mega, penso, congelato. Comunque sì, nel frattempo sono arrivate anche le patatine. Demonio, mi sono schizzato tutto. Fermi tutti, che qua mi sporco.
Ragazzi, il mio piatto preferito sono le patatine. Io ho sempre detto, se le patatine sono buone, significa sanno cucinare bene. Raga, comunque già do i miei complimenti ai camerieri che sono seri, gentili e molto simpatici. Tanto per ogni piatto vengono sostituite le posate. Oh, è arrivato il nostro pezzo di manzo e proviamolo, dai! Come vedete ci sono delle carote nel top con un po' di rosmarino e poi c'è questo manzo ricoperto penso con un sughetto di carote. Ah, inoltre non ho visto, ma c'è anche tipo un purè di patate come sfondo finale. E vediamo, prendiamo tutto il macigno di roba. Buono ragazzi, veramente molto buono. Io a questo piatto do su 10 un 8 e mezzo. Lolo, devi essere gentile, devi essere un gentiluomo, non puoi sfasciare un dolce così. Ma io posso. Comunque ragazzi è un classico semifreddo, il cioccolato è andante sul fondente e direi classico dolce di crociera. Il nostro primo pranzo lo abbiamo fatto. Comunque ragazzi, per misurare la temperatura in realtà funziona tutto, perché bisogna utilizzare la nostra Costa Card, che sarebbe questa tessera qui che la danno nel check-in per accedere anche alle stanze. Quindi basta che appoggiamo il codice a barre qui ed ecco qua, 36.5, 36.7, mio Dio, ma veramente? Ok, 36.5, l'importante è che non andiamo al di sopra del 37. Io non voglio avere la febbre, fermi tutti. E adesso ragazzi è arrivato il momento di andare a vedere la stanza. Oh, eccoci qua, siamo arrivati nella nostra stanza che è una cabina esterna. Qui ragazzi mica ci abbiamo scritto Chiara Ferragni. Fate largo, fate largo, fate largo. Qui hanno messo tutte le valigie che, grazie al servizio del trasporto di valigie, sono state trasportate grazie al supporto dell'equipaggio Costa. Sarà NFT? Attenzione! E let's go! Eccoci qua. Questa è la nostra stanza. Una stanza per ragazzi 5 persone. Adesso c'è il tutorial e tutto quanto per seguire le informazioni di equipaggio e in caso di emergenza adottare le misure adeguate. Questa ragazzi è la nostra stanza per 5 persone, è abbastanza piccola. Intanto ragazzi è solo una stanza che serve soltanto a dormire, perché il nostro balconcino ce l'abbiamo praticamente all'esterno grazie alla nave Costa. Quindi ragazzi è inutile avere sì qualcosina privata tua, però effettivamente hai poi questo splendore con l'oblò e un piccolo divanino. Qui abbiamo il welcome kit, che in generale ti dà il benvenuto a bordo, quindi ci possiamo trovare tutte le informazioni della nave. C'è una guida a bordo, in questo caso ci troviamo a Civitavecchia perché ci siamo imbarcati oggi. Ci sono tutte le attività e ti mostra le possibili escursioni che si possono fare tranquillamente qui a Roma Civitavecchia. Ma noi ragazzi ci siamo imbarcati, Roma la conosciamo come una città eterna, quindi a memoria, e quindi oggi restiamo in nave, vediamo un po' di robe e via. No, 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 no.
Se sentite questo segnale, recatevi in cabina, prendete il conto sulla gente e dirigetevi al punto di riunione. Carino ragazzi, questo filmato a formato cartone animato che ti mostra le procedure di emergenza. Questo ragazzi è il bagno, abbastanza piccolino. Non c'è il bidet, però c'è una doccia. Una doccia con un telo che in teoria... No raga, però sembra offuscato, sembrerebbe. Se i vostri amici barra familiari vuole fare qualche scherzo, lo può fare tranquillamente, perché vi può vedere definitivamente nudo. Vi devo dire che però è un brutto scherzo. E poi accanto al bagno abbiamo l'armadio, l'armadio in cui ci sono anche degli appendini, ma abbiamo anche degli accappatoi salvagenti e ciabattine. Comunque ragazzi, so il vostro dubbio, come fate a respirare in cabina? Ovviamente c'è l'aria condizionata, si può impostare sia freddo che caldo. Oltretutto abbiamo un altro armadietto con cassaforte e asciugamani. Sembrerebbero quelli della piscina. Tra l'altro ragazzi, qui c'è una piccola minaccia. Se questi asciugamani non tornano in cabina, c'è l'addebito di 20 euro per asciugamano. Il tunnel per entrare nelle camere comunque sembra infinito, madonna mia. Finalmente ragazzi, adesso ci troviamo all'esterno. Madonna che sole! Si è asciugato tutto quindi qua. Alle mie spalle ci troviamo Versilia Beach con una grande piscina e la piscina idromassaggiante. E la piscina con l'idromassaggio. Interessante. Queste sono musiche che a me piacciono. Un po' commerciali, ma ci stanno. E questo, signori, è il porto di Civitavecchia. Regà, qui abbiamo il campo da basket e da calcio. E inoltre, guardate cosa c'è! Ci sono gli scivoli, un piccolo acquapark. Ragazzi, cambio di programma, adesso andiamo sugli scivoli acquatici. Sempre se si possono fare video. Proviamoci. Remare, remare! Ma si va lentissimi! La spinta con la gamba, la spinta con la gamba! No, rallento soltanto! Trasportami acqua, trasportami! Oh, che figo! Che figata! No, si va veloce! Addio! No, 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 no! Abbiamo una piscina, non c'è praticamente nessuno, è vuota. Wow, siamo comunque adesso al Versilia Bar e mi sono ordinato un succo all'ananas. Ovviamente con il pacchetto prendiamo, è totalmente gratis, il costo si aggira intorno ai 3 euro. Alle mie spalle stanno facendo delle prove ballo per la sera, per lo spettacolo serale.
Comunque ragazzi, le sorprese non finiscono qui, perché sono appena tornato in cabina dopo un relax pazzesco in piscina e fra gli scivoli. Ovviamente noi ragazzi con la Costa Club, che siamo Team Gold, la Costa ci ha offerto un bel champagne e un po' di frutta. E sì, avete visto, questo cappello me lo porto sempre con me. Team Pokémon! Ho fatto una doccia veloce veloce e poi via di corsa a fare l'aperitivo. Cioè, definitivamente di tutto, da aperitivi analcolici a cocktail alcolici, quindi tanta roba. C'è un Campari soda. Un bel Aperol, ci sta sempre. Ma chissà, ma questo spicchio d'arancia, perché io non prendo mai gli aperitivi, va spremuto all'interno dell'Aperol? Non lo so, sono un esperto. Nel dubbio io lo faccio. Un motivo l'hanno messo sto spicchio d'arancia. Ovviamente mega aperitivo anche con le noccioline. Il problema ragazzi è che fra 10 minuti si mangia, si fa cena, perché noi abbiamo il primo turno per mangiare, perché a cena puoi scegliere i due turni, alle 19 o alle 8 e mezza mi pare, verso le 9 ecco. Noi abbiamo scelto il primo turno in modo che abbiamo effettivamente un prospetto più largo per cenare. Niente ragazzi, nemmeno gli spritz a me piacciono, per quanto sono astemio, mi danno fastidio, non so proprio il perché. Oh ragazzi, ci stiamo muovendo e andiamo in direzione Napoli, ma adesso andiamo a mangiare, anzi a cenare. Andiamo a occupare la nostra postazione, che in teoria la cena ragazzi siamo obbligati a tenerci al posto assegnato con la Costa Club, invece a pranzo puoi fare come ti pare. Questo ragazzi è il nostro posto, la poltrona è bella comoda devo dire. Oh, la cena è dedicata ai destination dish. I destination dish sono singoli piatti che interpretano effettivamente la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente. Sono disponibili nei ristoranti principali di Costa Toscana e inclusi nel prezzo della crociera. Questa sera ragazzi è il turno di Bruno Barbieri. Allora diamo un'occhiata, cosa possiamo ordinare? Io direi di iniziare con un misto di mare, orecchiette di pasta fresca saltate con pesce spada, costata di vitellone arrosto, salsa di miglis e spicchi di patate. Come dessert il tiramisù espresso e un altro dolce, vorrei assaggiare il avola, un frollino di pasta tiramisù e questo avola. Comunque ragazzi, la cena oltre ai menu dish praticamente c'è anche il menu squawk per i bambini, quindi non preoccupatevi perché c'è di tutto e di più, quindi ragazzi non vi lasciano i bambini affamati. Ecco, è arrivato il nostro primo, anzi l'antipasto, un misto di mare con pesce spada, gamberone, calamari, scorpano, cozze, vongole, riduzione di aceto balsamico e olio di agrumi servito freddo. Il gamberone si sente, gusto lieve, ho preso anche un pezzetto di pesce spada e anche questo è un antipasto leggerino, ci sta, perché no? Poi abbiamo ai lati 4 punti di aceto balsamico e tanta roba. C'è anche un formaggino sfuso che dà quel tocco in più molto particolare. Questa ragazzi comunque è tutta sciccheria, piccoli piatti ma progettati nel modo giusto. Antipasto finito, diamo un voto, dai, diamogli un 8,5. 8,5 per il fatto che il gusto si sentiva molto leggero, c'è anche quel tocco di basilico molto molto lieve e l'aceto balsamico top. Puoi decidere effettivamente te se condire qualche pezzo con dell'aceto intingendo sopra il pesce. È arrivato subito anche il primo piatto con le orecchiette, con il pesce spada e
i pomodorini semifreddi, oltre che anche le olive. Assaggiamo. Piatto finito e devo dirvi un voto abbastanza sincero. Cerco di essere il più trasparente possibile con voi per in qualche modo descrivere anche i piatti nel mio possibile, essendo che non sono, ragazzi, un food blogger, quindi vi avverto su questo, quindi alcuni termini proprio mi sfuggono alla mano. Comunque, per quanto riguarda queste orecchiette, buono per chi ricerca un gusto leggero ma allo stesso tempo forte, perché i pomodorini insieme alle olive danno quel tocco in più al piatto. Però per i miei gusti io do un voto che va al 7. Comunque è arrivato il nostro pezzo di manzo, signori miei. Ragazzi, qui do un voto secco. 8,5. È buona, la carne è buona. È buona, questo sì. Già dal primo pezzo io me ne sono innamorato, anche con questa salsa agro dolce. E anche questo pomodoro, non lo so, tipo gratinato. Assaggiamolo. Proviamolo. Questo pomodoro, ragazzi, si sente che è proprio cotto sto pomodoro. Sì. E no, se era invece, diciamo, crudo, forse con questa parte gratinata poteva essere una soluzione abbordabile, perché no? Dolce, è arrivato il dolce. Wow. Sono arrivati i dolci. Praticamente ho ordinato due dolci, l'avola o l'avola, non so come si pronuncia, e poi il tiramisù, che è molto molto particolare, molto presentabile. È arrivato il momento però di assaggiare. Assaggiamo questa avola, che è un frollino alle mandorle con doppia mousse di cioccolato al latte e cioccolato bianco, in cui si sente il croccante delle mandorle e un gelé al limone. Devo dirvi la verità, ragazzi, questo tocco di limone proprio ai lati dà un gusto molto particolare e mi piace molto. E questo dolce lo abbiamo finito. Io a questo biscotto friabile gli do un bel 8+. Ci sta. Ci sta, ci sta. Con questa crema al limone gelé è un tocco di classe, dai. Adesso, ragazzi, è il momento del tiramisù. Il tiramisù si vede se è conservato oppure no, quindi diamo un'occhiata attentamente. Tra l'altro molto carino il disegno fatto con il cacao, con il simbolo di Costa. Come ho detto, un pochettino si sente un po' di conservato, eh. Allora, diamo un voto al tiramisù. Se devo dirvi un parole proprio sincero, il tiramisù, comparato col dolce di prima, è meglio il dolce di prima, perché rende il tutto più semplice e ha un gusto più soave, più leggero, oltre ad avere anche i gusti molto diversificati, perché lì c'era cioccolato bianco, cioccolato nero, poi anche il gelato al limone, insomma, tante cose che rendono il piatto unico. Invece il classico tiramisù si sente un po' di conservato, ma gli do un 7,5, ecco. E niente, ragazzi, cena finita e non so che si fa questa sera. Spettacolini vari, boh. Diamo un'occhiata, ecco. Che energia, signori, che energia! Pensavate che era finita, ma in realtà qui non è finito per niente.
Il mio stomaco era ancora in grado di macinare calorie e per questo ci siamo spostati al buffet. Dopo aver visto quel cibo paradisiaco, questa è la mia faccia. Sì, diciamo che questa espressione indica veramente la felicità. Madonna che callo, madonna che callo, buoni, state buoni, oddio. Comunque ragazzi, questi sono tutti i prodotti utilizzati in cucina. È bello che interessante vedere effettivamente cosa usano per cucinare i piatti. Anzi, queste ricette molto particolari. Dal dolce passiamo al salato, dal salato al dolce, insomma, signori, questa è la crociera, questa è la vita. E andiamo a assaggiare questa pasta Barilla, le mezze maniche alla bolognese. Classico ragazzi, sughi pronti Barilla, cotti in 7 minuti. E ti porti a casa questo piatto semplice italiano. Altri dolci, team dolci o team salato? Team dolce ragazzi, ovvio. Mi sono preso un semplice cannolino e una pasta alla nocciola, una passerella semplice sembrerebbe. Assaggiamoli, giuro che penso che fra pochi giorni scoppierò. E qui siamo soltanto all'inizio. Da veri animali che siamo, non sarebbe il galateo incredibile, però mangiamo con le mani. Tanto so passarelle, so robe così, ecco. Buono il cannolo alla crema. Cannolo alla crema con scaglie di cioccolato. Non so se si può vedere, non lo so proprio. Comunque è molto buono. Non so se sono scaglie di cioccolato oppure di vaniglia, però danno quel tocco al piatto molto interessante. Andiamo con la passarella alla nocciola. Vediamo. Semplice, eh? Molto semplice, io sinceramente preferisco il cannolo. C'è sta crema alla nocciola che non si capisce se è pesante, leggera, perché a tratti è leggera, ma a tratti si sente, non lo so. Ma un po' così. Un po' un dolce misterioso, ecco. Salutiamo la sagra dei sapori ed è stato molto interessante questo perché abbiamo mangiato, perché cosa vi consiglio di fare? Vi consiglio di prenotare il turno primo della cena al ristorante e poi dopo la cena, se avete ancora fame, volete stuzzicare qualcosa, potete andare al buffet, perché il buffet è aperto, cioè la sagra dei sapori è aperta fino alle 21. Pizzeria Pomidoro. C'è pure la musichetta. Ponte 4, eccoci qua. Talamone, andiamo in stanza, devo caricare powerbank e tutto il resto. Piccoli momenti di backstage incredibilosi. Cioè, il mio obiettivo non è fare tanto un video serio, perché di video seri, ragazzi, su YouTube li trovate nella costa toscana. Cioè, vedete proprio un tour completo e già ce ne stanno. Più che altro vi voglio portare con me l'esperienza diretta. L'esperienza diretta con un visitatore casuale che si interessa nella visita una volta dentro alla costa toscana. Sono tornato in cabina e già abbiamo le prime novità. Incredibili, signori. Abbiamo innanzitutto oggi a bordo per Napoli, quindi praticamente ci mostra cose che possiamo visitare a Napoli, ma noi ragazzi già abbiamo i biglietti di My Tours con praticamente i biglietti dell'isola di Capri, quindi ce l'abbiamo tutti qua dentro. E tra l'altro noi che siamo Costa Club d'Oro, Gold, abbiamo degli inviti molto speciali, adesso ve li faccio vedere. Abbiamo innanzitutto VIP Party esclusivo per le tessere Gold e Platinum. Suite ci invita in un party spumeggiante per festeggiare insieme la crociera, un brindisi con il comandante e gli ufficiali, uno sfizioso
aperitivo, musica e divertimento. E questo è il nostro appuntamento, che è il 28 settembre 2022 alle 11 del mattino. Ah, tra l'altro ragazzi, vi ricordo che l'itinerario è quello del Mediterraneo, questo mi sono dimenticato di dirvi nella giornata di oggi, e comprende quindi Civitavecchia Roma, poi domani per esempio ci troviamo a Napoli, ci sarà il giorno di navigazione che è il 28 e poi successivamente arriviamo a Ibiza, il giorno seguente poi a Valencia, Marsiglia e poi Savona, fine ritorniamo a Civitavecchia Roma. Ovviamente ragazzi io registrerò tutto. Sono voi i problemi, potremmo mancare? Ovviamente non mancano i problemi, perché ragazzi vi devo dire questo, non è cattiva pubblicità verso Costa, ma devo essere umile, corretto, perché io ho prenotato la crociera un anno fa per praticamente visitare Capri e all'ultimo momento nel diario di bordo praticamente hanno cambiato tutto, non c'è la mia escursione ordinata un anno fa, cioè questo ragazzi è grave. Lo sapete perché non c'è? Perché adesso siamo andati nella reception e praticamente questi lavoratori ci hanno detto che se l'escursione non raggiunge un minimo di partecipanti, automaticamente quell'escursione si elimina. Praticamente pure se tu hai ordinato un anno fa questa escursione, se non ci sono abbastanza partecipanti, praticamente l'escursione viene totalmente eliminata. Cioè questo è grave, è assurdo. E oltretutto non avevamo una comunicazione via mail, gravissimo, veramente grave. Purtroppo succede anche questo nelle grandi compagnie di crociera. Comunque ragazzi, abbiamo usato il servizio My Tours e questo serve per chi praticamente vuole prenotare in modo automaticamente le escursioni da soli soletti, ecco, ovviamente pagando a bordo con la carta di credito. Allora, come è andata a finire questa storia? Praticamente abbiamo fatto un cambio itinerario e domani andiamo a visitare Sorrento. Comunque ragazzi, niente, gli spettacoli li abbiamo persi definitivamente tutti per questo problema. Che peccato, lo dico la verità. Raga, adesso sul teatro principale, bello grosso, c'è tipo un affari tuoi e a me hanno dato il numero 23. Sarà un caso? No ragazzi, è il mio numero fortunato, questo è il mio numero. Data di nascita incredibile, cioè è il mio numero, non ci credo. Così alla random mi hanno dato il numero 23. Un bucio di culo, effettivamente. Vediamo il gioco, dai. Comunque raga, è pieno zeppo di telecamere. Telecamere che poi registrano tranquillamente lo show e tu tranquillamente con la televisione della camera puoi rivedere il show quante volte ti pare. Quindi in ogni teatro ci sono le telecamere che registrano gli show ed è molto utile per riguardare gli spettacoli persi, insomma. È il compleanno di qualcuno? Va bene! C'è un po' di fumo perché ci sono le macchine di fumo. Ai ai ai, Squiz Campani! Siamo noi! Allora, Squiz Campani, per voi la domanda è la seguente. Regia! Ah, tutti dai, è facile! Disney Paris! Disneyland! Disneyland. 1992! In breve, come funzionava questo game televisivo? Allora, lo studio era diviso in due squadre, team Campari e team Ferrari, e se il team rispondeva correttamente alla domanda poteva aprire una scatola stile affari tuoi, con il quale dentro si poteva trovare o un gadget e degli imprevisti per la squadra, quindi assegnazione dei punti e tanto altro. La ludopatia, sto vedendo cose veramente incredibili, il professionismo di blackjack. Poi per mia curiosità siamo passati alla zona casinò
perché per motivi di privacy e anche perché sono contrario al tema della ludopatia, le immagini sono offuscate. Non potevo credere cosa stavo vedendo. Uscendo dalla sala slot bingo è vietata ai minori di 18 anni, c'è una piccola sala giochi per ragazzi e bambini, utile per divertirsi in compagnia. Però ragazzi, carino questo, ci sono il gioco dei Rabbids. Dai, ci sta. Un credito a 1,25€, nemmeno tanto, dai. 4 crediti, 3,75€. C'è il 25% di sconto, praticamente. C'è una funzione molto carina che praticamente più spendi, più c'hai degli sconti, ecco. Raga, è già 00:32. Ma quanto passa veloce il tempo. Tra l'altro manco siamo passati fuori per vedere un attimino come sta andando la nave. Comunque per adesso tutto a posto. Giusto qualche oscillazione, ma abbastanza normale, ragazzi. Nel frattempo, a 00:30, qui alla piazza del Colosseo, stanno facendo delle manutenzioni per quanto riguarda una pedana molto molto particolare. Forse vedremo uno show molto fantastico domani, chi lo sa. Alla ricerca della stanza. Possibile, il primo giorno già mi sono perso. Molto probabile. Comunque ragazzi, siamo nell'area degli ascensori. È arrivato il momento di salutare questa prima serata qui su Costa Toscana. Adesso vado nella mia stanza a riposare perché domani ci aspetta la prima escursione a Sorrento. Adesso ragazzi, vado in stanza, vado a riposare perché alle 9:15 già abbiamo l'escursione che dura 4 orette. Poi per l'ora di pranzo in teoria dovremo ritornare, quindi rifacciamo il pranzo qui. Oltre che forse riandremo al buffet, chi lo sa. Comunque vedremo tutto domani. Per i più esperti sanno che il video uscirà ogni 3 giorni, un nuovo video, quindi ragazzi dovete aspettare altri 3 giorni e uscirà il secondo giorno del mio daily vlog. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito tutto questo video, vi ricordo che i social li trovate qua sotto in descrizione oppure qui accanto. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, ci vediamo domani e ciao.